Bentrovati a tutti, eccoci a una puntata molto molto speciale di Ultima Bracciata. Siamo a metà dei Criteria, i campionati italiani giovanili invernali. Con me c'è sempre Fabrizio. Sì, è molto strana anche la puntata. Esatto, ci sono gli alieni che colpiscono come sempre, però la cosa particolare è che noi abbiamo l'inviato da Riccione, Corrado Sorrentino, che è qui con noi. Ciao, ciao a tutti ragazzi, perdonate, sono senza voce. Si sente benissimo. Purtroppo oggi Mauro e tutti gli altri ci hanno temporaneamente abbandonato, torneranno subito, la prossima puntata saranno presenti, ma direi di partire subito da questi scoppiettanti campionati italiani giovanili dove le ragazze hanno terminato le loro fatiche, sicuramente con ottime prestazioni medie, direi, e tanti risultati eclatanti e magari qualche risultato meno incoraggiante. Non so, partirei subito da Corrado che è a Riccione e ci può dare le sue impressioni a caldo. Allora, guarda, quello che più mi ha impressionato, ma forse non è una cosa nuova, è l'entusiasmo che le ragazze hanno messo sin dal giorno zero, cioè quello il giorno prima delle gare. Io appena sono arrivato in piscina ho visto comunque un sacco di ragazze che in maniera più composta hanno fatto e subito le classiche matricole. Dico più composta perché, come sapete, dall'anno scorso la federazione è stata un pochettino più severa per ciò che riguarda le pitture, soprattutto nel viso, ma anche le pitture con delle volgarità raffigurate. Ho visto che quest'anno si sono lanciate le ragazze, ma lo stanno facendo anche i maschi già da un paio di giorni, si sono lanciate in matricole molto artistiche. E questo secondo me è un lato dei criteria che dobbiamo tenere in considerazione perché esprime secondo me una certa goliardia e una Sì, il certa lato voglia. goliardico è stato mantenuto, magari con dei travestimenti, ma qualcosa di assolutamente simpatico si è visto. Sì, sono state davvero belle, devo dire la verità, e poi mi è piaciuto moltissimo vedere delle ragazze educate, devo dire la verità, educate. E questo secondo me è la prima cosa che Che mi hai ha notato, colpito, sì. che ho notato. Diciamo che allora la richiesta della federazione magari è anche positiva, visto che qualcuno la vedeva negativa, tira fuori il carattere artistico dei ragazzi che nuotano, che alla fine spesso sono Sì, talmente secondo impegnati nello me. sport che il lato artistico lo lasciano spesso un po' da parte, invece così si tira fuori. Sì, secondo me è stata una decisione giusta perché comunque l'anno scorso, ma anche 2 anni fa, insomma, negli anni io ne ho visto troppe, troppe ma brutte, perché insomma, quando inizi a disegnare cose sconce nella schiena delle più piccole, non c'è più secondo me il divertimento, ma c'è soltanto il tentativo, anche se vogliamo, di umiliare quelli meno forti caratterialmente, parlo naturalmente, o gli ultimi arrivati. Secondo me hanno fatto molto bene e ci hanno azzeccato di brutto. Poi Questa è sicuramente un'ottima cosa, direi. è un'ottima cosa. Sono state molto brave a distinguere i momenti, secondo me, cioè la goliardia dall'aspetto, diciamo, professionale, mettiamolo così, non è la parola giusta, ma è quella che più si avvicina all'idea che loro abbiano gareggiato sul L'impegno. serio, l'impegno, bravo, esatto. Ma ascolta, visto che sei a Riccione, ci hai raccontato subito una prima impressione emotiva. Entrare su quel piano vasca per tutti gli atleti, io sono stato atleta, ho partecipato ai giovanili, è un momento particolarmente emozionante. Io non ho partecipato anche da allenatore, però racconta anche ai nostri ascoltatori un po' cosa vuol dire entrare su un piano vasca dove ci sono i giovani e non ci sono gli atleti affermati come agli assoluti, come alle gare che si vedono normalmente in televisione. Allora, guarda, io combatto quotidianamente da un paio d'anni una guerra contro quelle persone che minimizzano tutto quello che noi abbiamo la fortuna, perché io la chiamo fortuna, di provare ogni volta che veniamo qua. Ti dico la verità, io torno a casa ogni volta che sono molto arrabbiato perché vedo quello che c'è fuori dalla mia bellissima Sardegna e mi rendo conto di vivere in un paradiso. Dove però non c'è tantissimo. Mi scontro con una realtà
fatta di persone che non credono che dietro il nostro lavoro, come quello dei ragazzi in acqua, ci possa essere un mondo così, così bello, ricco di entusiasmo e ti dico di felicità, perché guardo quello che piace a me e che poi è quello che fa Swimming Channel, è un servizio che facciamo per loro, che faccio per loro. E quando tu hai un rapporto con questi ragazzi e vedi che sono felici di essere in quel contesto e il loro sacrificio quotidiano, perché poi ragazzi parliamo di due ore e mezzo di nuoto tutti i giorni, poi ci sono quelli che si allenano anche di più, perché magari insomma approfondiremo più tardi magari il discorso sulle esagerazioni. Però arrivare qui poi ti crea questa felicità che ti ripaga ampiamente dei sacrifici fatti, e molte persone, soprattutto i genitori, non si rendono conto che questa è la paga per tutti i sacrifici che i ragazzi, ma anche gli allenatori e le società stanno facendo. Da questo punto di vista è ulteriormente importante il fatto che e sia andato in onda un altro per secondo anno consecutivo lo streaming dei campionati italiani giovanili, veramente voluto da Walter Bolognani, che quest'anno con la sua effervescente creatività ha creato un'applicazione apposita. E Fabrizio, magari tu hai seguito qualche streaming, puoi raccontare io com'era? Io chiaramente non essendo là, per quanto mi poteva concedere il lavoro, mi sono goduto lo streaming, come al solito. È stato molto gradevole, qualità buona, sovrimpressioni, il fatto che ci sia Luca Rasi che ti fa praticamente una telecronaca, non hai bisogno di essere così attento, che riesci a seguirla in modo molto così molto scorrevole, hai l'aggiornamento, hai tutto quanto, cioè voglio dire, continuo a confermare le buone impressioni che avevo avuto, tutti gli anni c'è qualcosina di più, qualcosina di meglio, e quindi mi sembra un buon esperimento, una buona conferma. Sì, e questo ovviamente dà ulteriore slancio, secondo me, ai ragazzi, ulteriore prova dell'attenzione alle loro fatiche. Potrebbe aiutare, sono le loro fatiche. Potrebbe aiutare anche a tenere un attimino più bassi i livelli di adrenalina sulle tribune, visto che ogni tanto... Sì, purtroppo c'è stato questo episodio che io vorrei fortemente chiarire al meglio, perché non so se tutti lo sanno, ma venerdì pomeriggio c'è stato un po' il parapiglia in tribuna. Inizialmente si diceva fosse una discussione tra due genitori che si contendevano dei posti occupati per troppo tempo senza le relative presenze, e poi è saltato fuori che un addetto alla sicurezza pare che abbia insultato un genitore sempre per la questione dei posti occupati, e in realtà poi insomma testimonianze in questi giorni io ne ho raccolto un sacco. La morale è che sembra che questo genitore, del quale non sappiamo il nome, ma comunque non lo faremo lo stesso, sembra che si sia alterato, perché alla quarta richiesta di liberare i posti che erano occupati da pare più di un'ora, si sia inalberato e si sia preso a parole con il buttafuori, che ha chiamato i rinforzi e ha allontanato questa persona. Di fatto, a prescindere da quale possa essere il motivo, io credo che certe cose non debbano minimamente succedere. Nervosismo può anche starci, ma deve essere comunque, secondo me, un nervosismo che poi decade nel momento in cui finisce la gara del proprio figlio o della propria figlia. Tenendo un paio di ciabatte vai a fare un giro da un'altra parte. Sì, perché poi diventa molto diseducativo per i ragazzi. Io ho visto la scena un po' da lontano, ho visto insomma gente che andava e veniva dalla tribuna, ma mi immagino i ragazzi che hanno assistito a questa scena. Cioè noi quotidianamente passiamo il tempo a spiegare quali sono i principi dello sport ai nostri atleti, quasi ci riusciamo e poi succedono queste cose. Basta un solo episodio. Mi piace che il ragazzino. Sì. Quasi ci riusciamo, perché purtroppo è una battaglia, lo sapete meglio di me, ragazzi. Corrado, per da cui, questo punto di vista, gli allenatori sono quasi dei secondi padri, perché, o seconde madri se sono allenatrici, perché comunque
gli atleti passano veramente tanto tempo in piscina, il resto viene passato a scuola, spesso stanno a casa quasi meno Sì, che con gli allenatori. è vero, è vero. Ecco, direi. Però non dovrebbe accadere, punto, e Sì, basta, penso. vabbè. Allora, senti una cosa, visto che dopo poi divaghiamo e andiamo a fare spiegare l'utilità dell'educazione civica a scuola invece di parlare dei dinosauri, che bisognerebbe riprendere tutto il programma, ma è un'altra storia ancora. Ripigliamo quello che sono le nostre impressioni, va là che è meglio. Sì, esatto. E, sì, diciamo da Corrado quello che mi piacerebbe sapere, poi passiamo ai risultati, ragazzi, non preoccupatevi, parliamo di voi sicuramente, anzi ragazze, però insomma, ultime impressioni di Corrado da Riccione a livello emotivo, a livello di impianto, a livello di atmosfera. L'atmosfera, ripeto, è magica, è magica. Sotto l'aspetto, ti dico, organizzativo, logicamente, per quanto lo stadio del nuoto sia enorme, è anche vero che la federazione dà un sacco di spazio, numericamente parlando, ai ragazzi. Le femmine erano 940, qualcosa del genere, i maschi sono più di 1000. Alcuni facevano il ragionamento sul fatto che ci fosse troppo poco pu posto per il pubblico, ma del resto non puoi neanche mettere i ragazzi uno sopra l'altro. L'alternativa è che fai partecipare meno ragazzi con una prospettiva, per il mio modo di vedere, molto preoccupante, ovvero tu fai partecipare molti meno ragazzi, ci sarà pure più spazio per i genitori. Dovendo far partecipare meno ragazzi, devi inevitabilmente tenere dei tempi limite, delle graduatorie più difficili da raggiungere. I ragazzi, loro per primi, ma anche gli allenatori che sono meno, come dire, attenti, si spaccheranno di brutto per raggiungere Riccione facendo il tempo limite, e inevitabilmente avremo un'altra quantità di ragazzi scoppiati precocemente che sarà inevitabile, e questa è la cosa che più, secondo me, ci deve preoccupare. Io sono Stiamo dell'idea parlando però che di campionati di nuoto e non campionati di spettatore. Quindi in teoria sì. si deve privilegiare quello che è appunto l'aspetto atletico giovanile e non Sì. tanto la comodità e le presenze del pubblico, perché al Certo, limite. ma non a caso la federazione ha predisposto una signora di diretta streaming in HD proprio per Certo. questo, perché per accontentare tutti. Ma a proposito, com'era il tempo a In che Riccione? senso? Il tempo atmosferico. Li voleva mandare in spiaggia. Eh sì, perché secondo Allora, me qua i genitori oggi vadano in spiaggia, lasciano gli atleti a fare le loro gare. Ha fatto bello, oggi ha fatto bello, ieri non era molto bello, però tuttavia io sono uscito dall'albergo sempre in pantaloncini corti, e considera che io arrivo dalla Sardegna, quindi ben altro clima, quindi ti Mai posso dire fisso. che no, non ce l'ho più purtroppo, Beh, guarda, ti dico, però. io sono in Inghilterra e qui ancora a dicembre, cioè da gennaio sono cominciati ad andare in giro in pantaloni corti, Ecco, sotto vedi. zero, ma per cui sono pazzi, cioè, io Perché sono sono pazzi. veramente sconvolto. Ok, benissimo, dopo questa lunga introduzione sull'atmosfera che si vive a Riccione, direi di cominciare a parlare di qualche risultato, soprattutto magari. Prima di risultati in generale, poi di qualcosa che ti ha colpito particolarmente o che ci ha colpito particolarmente. Farei sempre partire Corrado che, essendo sul piano vasca, ha anche più percezione di noi che siamo lontani. Allora, su tutte io direi che Giorgia Romei è quella che più mi ha impressionato. Diciamo che ha impressionato Sottolineo tutti, che, probabilmente. sì, sottolineo che è una ragazza anche lei molto solare, di queste che, se non la conosci, potrebbe anche apparire come una che se la tira. Io invece ho visto in lei, pur essendo giovane, ho visto in lei un equilibrio molto preciso, cioè sono con le mie amiche e mi diverto un casino, ma quando sto entrando in gara,
non c'è più nulla, cioè non esiste più nulla. Ho visto questa bellissima differenza. Una ragazza, secondo me, molto consapevole di quello che stava facendo, di quello che vuole fare. E i suoi tempi, secondo me, la dicono lunga. Io penso che lei non abbia neanche preparato questa manifestazione, perché con i tempi che ha, farà gli assoluti, quindi presumo che andrà alla ricerca di qualcos'altro. Non so bene che cosa, perché lei comunque è molto giovane, Beh, per sicuramente il cui no. limite per gli Euro Junior, che comunque Sì, è veramente fuori di testa, però magari qualcosa in più. guarda, lei ha fatto quello che più mi ha impressionato è stato il 400. E 400 nuotato in 4, 04 e 9. Ma se non ricordo male, cancellando una signora Diletta Carli di un paio di secondi. Diletta Carli non è che fosse proprio una qualsiasi da categoria juniores. È stato molto interessante anche il 200, nuotato in 1,57 e 61, probabilmente. Adesso magari mentre parlo mi cerco anche i risultati. Se l'è tentata anche nei 50 stile, vi dico la verità. Però le è andata male, ha fatto 26,55, però come vedete è una ragazza che spazia dai 50 agli 800 e ha fatto il record nei 100 stile libero, no, non l'ha fatto, nei 100 ha fatto 55,64, che comunque insomma rimane un grande tempo. Ha fatto poi i 200 con record dei campionati, sì, 1,57,61, i 400 ve li ho detti prima, 4,4,94. Questo pomeriggio ha nuotato solamente 8,25,02 negli 800. Sì, Vi dico forse, che beh, l'ultimo. quasi mi impressiona di più questo. Sì, questo l'ha chiuso in 30,79 all'ultimo 50. E soprattutto sono comunque altri 5 secondi abbondanti sotto il record della Carly. Cioè, 4 secondi Sì, abbondanti, era 4 4, 5. secondi, sì, 8,29,39, sì. E Insomma, e la quindi, Carly non è che andasse piano a quell'età, vabbè, non che vada piano adesso. Diletta io l'ho vissuta completamente, perché è un 96, per un periodo si contendeva alcune gare, tipo i 200 Delfino, a volte ha fatto i due misti da categoria ragazzi, e gareggiava contro la mia Francesca Annis, che ora sta nuotando alla Gestisport. Per cui io Diletta l'ho vissuta benissimo, ed era davvero fenomenale. Poi c'è stato qualche anno così un po' diverso, però adesso, come sapete, è tornata alla grande. Poi, oltre Giorgia Romei, mi ha impressionato una dorsista appunto della Gestisport, che ho appena nominato. Lei, se non ricordo male, si chiama Montanari. Me la cerco in Sì, diretta. c'è una Montanari. Che ha fatto due record di categoria, dei campionati, scusate. Uno è stato fatto nei 100 dorso, nuotati in 60 e 89. Ragazzi, 60-89, categoria 2002. Insomma, non è che sia proprio uno scherzo. Vi dico anche che nella stessa batteria ha nuotato Roberta Circi, che quest'anno nuota per il team Lombardia, in realtà è romana di Ostia, o meglio ostiense, e lei ha nuotato 1,1,83. Già Roberta è considerabile un fenomeno come anche Costanza Cocconcelli, che è arrivata terza nei 100 dorso, ma è primatista italiana dei 50 dorso. Insomma, quindi abbiamo tre dorsiste, una più forte dell'altra, quella che ha Tutte fatto del il record, 2002. ovvero tutte del 2002, Veronica Montanari 60-89 E nei 2-11 100 e 2-11 e 2-11 e 69, sì. 69 nei 200. Ragazzi, stiamo parlando davvero di tanta roba. È una ragazza molto alta, anche lei mi sembra una semplice. Le ho fatto una fotografia stamattina, se non ricordo male, o ieri pomeriggio, ho un po' perso la cognizione del tempo. E mi sembra, sì, davvero, davvero, sono qui da 4 giorni, sembra un mese. Mi sembra comunque una piccola, comunque imbarazzata all'idea di avere davanti un Corrado che le fa una foto, perché ha fatto un record. È bello vedere comunque questa semplicità, è bello vedere
che le ragazze vanno forte con tanto impegno. Io spero che tra queste non ce ne sia neanche una, ma so che tanto mi sbaglierò. Non ce ne sarà neanche una, spero, che si monti la testa, perché è tanto facile a quest'età andare forte quanto facile cadere e farsi male. E credetemi, ne ho visto davvero tante, qualcuna purtroppo anche quest'anno. Ok, direi prima di procedere, facciamo una brevissima pausa che probabilmente dovrebbe essere arrivato Mauro, quindi subito dopo la pausa lo aggiungiamo alla conversazione e così finiamo la nostra conversazione tutti e quattro con Corrado in diretta da Riccione. Brevissima pausa e torniamo subito. Grande Passa. finale di Federica Pellegrini, arriva a velocità doppia, medaglia d'oro Italia, una grande frazione di Federica, il record dei campionati, una cosa mostruosa negli ultimi 10 metri. Ultima bracciata, il tuo approfondimento preferito sul mondo del nuoto. Ogni terzo martedì del mese su Corsia 4. Il salvamento? Cos'è? Non fare come il nostro conduttore. Segui anche tu, dammi notizie sul salvamento, ogni mese su Corsia 4. Fatti, notizie, opinioni e protagonisti dal mondo del salvamento italiano e non solo. Eccoci di nuovo. Tutti qua, Mauro, benvenuto. Ciao a tutti ragazzi. E bentornato Ciao. soprattutto. E ecco, stavamo parlando dei risultati più eclatanti, quello che ci è rimasto più impresso. A me, per esempio, è rimasto molto impresso il tempo dei 50 stile libero, sempre del 2002, visto che Sì. stavamo parlando dei 50 del 2002, della Mini Cucci. Menicucci, Emma Virginia, della C-Sport. Sì, 25-58 25-58. è veramente un gran tempo. Per quanto la Biondani avesse nuotato in una gara non agli italiani, 25-56, però comunque è un tempo veramente pazzesco. Sì, Parlo di pari età, pazzesco. chiaramente. Non so Impressionante, davvero come sia la impressionante. ragazza, perché io non ho visto lo streaming, quindi non ho idee, Me la ricordo alta, me la ricordo alta. E oltre a quel 25 c'è anche un 55 e 87 nei 100. Esatto, sì, infatti è quello che volevo dire subito dopo. Sì, la ragazza ha migliorato prima in staffetta e poi nell'individuale il record della manifestazione, prima 56 basso, poi 55,8 ieri mattina. Sì, confermo, io l'ho visto lo streaming, confermo, il fisico c'è. Sì, si vede Fisico che è c'è. arrivato Mauro che ha tutti i risultati sotto mano, anzi in testa, al contrario di me. Benissimo. Invece, vi volevo dire questa, la stavo dimenticando. Giovedì, quando sono arrivato, ho incrociato Tania Quaglieri, sempre molto sorridente, una ragazza di Modena, semplice, neanche troppo voluminosa fisicamente. E sai, chiacchieravamo con lei, abbiamo fatto diverse interviste, diversi incontri in altre occasioni, e le ho detto: beh, dai, come stai? E lei un po' così, un po' giù, mi fa: ma diciamo che non ci sono molto con la testa. Non c'era con la testa, tant'è vero che il giorno dopo si è buttata, ha fatto 50 a dorso, 27 e 65. E gli ho detto: ma non male che non c'eri con la testa, Infatti, meno perché male. sennò. Dopodiché ha deciso di fare anche il record dei campionati nei 100 a dorso, 60 e 36, e poi ha vinto stamattina I 50 farfalla. i 50 farfalla e anche i Lui ne 100 aveva vinti farfalla. 100 I farfalla. Ne 100. ha vinti Abbiamo 4. questi 4, queste 4 ore per una che non c'è con la testa. Dai, va bene. Esatto. Quindi, Fortuna, se c'era. considerando che lei, come tutte le altre del 2000, ovviamente non sta puntando, come abbiamo detto anche prima, al criteria, ma sta puntando a fare il tempo limite per gli Euro Junior. Quindi sono arrivate qui queste ragazze anche abbastanza cariche, un po' come le cadette Rachele Ceracchi, come Aurora Petronio, come Quadarella. Casarini, insomma, Quadarella, che avevo già fatto il record degli 8. Insomma, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Ricordiamo Quello.
Cioè... Ricordiamo che sì, che quest'anno abbiamo ancora per le 99 un'altra opportunità per i campionati giovanili, quindi anche queste 99, sì. Se Corrado l'aveva già detto, io non lo so. No, non l'avevo ancora detto. Anche per loro c'è l'opportunità di partecipare alle gare internazionali, perché le categorie sono cambiate, come avevamo già forse accennato tempo fa. Sì, in qualche sì magari rispiegalo meglio, perché in molti ancora non lo sanno, eh. Praticamente soprattutto abbiamo, i ragazzi non lo sanno. Abbiamo da quest'anno, soprattutto per le categorie europee, per i mondiali già succede, uniformato un po' al criterio internazionale mondiale, quindi le junior sono da 14 a 17 anni, quindi vanno per anno di età, quindi dovrebbero rientrare anche il primo anno ragazzi, se non sbaglio, il secondo anno ragazzi, scusate, se non sbaglio. E per i maschi stessa identica cosa, quindi abbiamo i due anni junior, ma entra anche, credo, il terzo anno ragazzi come categoria junior, quindi sono tre anni di possibilità per andare eventualmente alle competizioni internazionali come categoria junior. Non so se una categoria unica dovrebbe essere, sì, anche se in realtà... Unica. Io ricordavo 4 anni. 4 anni per le femmine sicuramente, i maschi non sono sicuro. I maschi sì, anche io non ne sono sicuro. Però sicuramente le femmine hanno l'anno in più, quindi il 99 ritorna di nuovo come possibilità junior per due persone come ad esempio Cusinato e Franceschi. Franceschi, non abbiamo parlato di loro due ragazzi. Io erano i due nomi che mi sono segnato, se volete li ho introdotte, due parole, sicuramente Corrado le ha viste di più, a me hanno impressionato perché i misti sono la gara dove io, sì, li ho viste un po' in streaming, dove io le ho viste veramente molto bene, tutte le diverse ragazze, loro due, così come la 2000 Tirobano della Vittoria Lata. Che i 200 misti sono saltati di colpo molto in alto in un anno. Almeno questa è la mia impressione, sì. I misti in generale. Sì, tantissimo. Beh, ma io penso che sia forse soprattutto grazie a loro due. C'è stato un grande salto in generale a livello assoluto anche nel 200 delfino, ma nei misti, queste due in particolare, secondo me, ce ne faranno vedere delle belle. Vi dico che fisicamente io non le vedevo da tanto, perché ho saltato gli assoluti invernali e quindi non le vedevo da quest'estate, e vi dico che fisicamente ho notato una enorme crescita, ma non un'enorme crescita solo muscolare, ho notato che si sono allungate un sacco, proprio come altezza, quindi lì io penso che non ci sia neanche il rischio di sfondare una ragazza, che comunque sono già abbastanza grandi per poter lavorare in maniera piuttosto intensa, hanno sicuramente avuto la fortuna di crescere fisicamente ancora di più, di sicuro c'è che sono molto ben allenate entrambe, ma non avevamo dubbi, se no col cavolo che arrivavano questi risultati, e hanno soprattutto una grande mentalità, secondo me, tutte e due. Per fortuna che la Cusinato è cresciuta ancora, perché già era bassa. No, ma davvero impressionante, lei più di Sara, secondo me. Ilaria davvero proprio grande, è più alta di me, non che ci voglia tanto, perché io sono un nano sardo, però e ridete, disgraziati, l'ho notata davvero molto molto alta, fisicamente molto bella, ma anche Sara non è da meno, comunque molto bella, secondo e terzo tempo all time nei 200, i 400 Sara non li ha fatti, li ha fatti soltanto Ilaria, ha siglato il quinto tempo, la quinta prestazione all time. Credo che anche loro agli assoluti saranno protagoniste, ma già lo erano, del resto è come non poterlo essere, come non esserlo con i tempi che hanno finora nuotato. Certo. Una rana già anche migliorata per la Cusinato, me la ricordo l'anno scorso, sì. Io al massimo in questo stile già l'avevo detto forse in qualche servizio, però sicuramente molto meglio quest'anno, infatti si è visto nei 200 combattere alla pari con Sara Franceschi, che sicuramente ha una rana migliore. Visto anche il tempo, sì, sui 100, 1,7.
comunque non è certo male il tempo una, di 100 metri Franceschi. Per la Franceschi, sì, ottimo. Ilaria ha fatto rana stamattina nella staffetta. E ora ti dico, non so se trovo subito il risultato, ma guardando la gara, il team Veneto era in corsia centrale, se non ricordo male, forse era 5. E a fianco, se non ricordo male, c'era Giulia Verona, che di rana insomma ne sa davvero tanto. Mi è sembrato però che non abbia perso tantissimo terreno, 1.838 la sua frazione, quindi insomma camminato abbastanza anche Ilaria in 100 run. Ascolta, prima di parlare anche di qualche cosa magari non proprio positiva che di questi campionati, soprattutto al femminile, almeno questa è la mia impressione, i campionati italiani giovanili si confermano terra di conquista di plurimedagliate, ci sono tante atlete che vincono in tantissime specialità e magari tanti ori o comunque tantissime medaglie, ma soprattutto anche tanti ori. Mi viene per esempio la Gusperti, 5 ori e un accento. Sì. Ma è tipico dei primaverili, dai. Sì, però è soprattutto a livello femminile, non so, questa era la mia impressione. Non so voi che avete più sotto mano questa cosa, cosa ne pensate di questa... È chiaro che a livello assoluto è più complicato, non è che puoi pensare di vincere in tutte le specialità, poi ci si deve specializzare, però questa multidisciplinarità da parte di dei ragazzi mi sembra molto positiva e comunque evidentemente produttiva, perché vincono in gare molto diverse l'una dall'altra. Sì, ti dico che Sara Gusperti gode anche lei di un fisico pazzesco. Io la conosco perché sono di Trento. Ecco, vedi, quindi conosci bene anche René, il certo, papà. Certo, nuotavamo insieme. Sì. Nuotavate insieme, quindi lo conosci molto bene. L'altezza è quella. Lei ha palesemente preso dal padre. Sebbene non ricordo di aver mai visto René nuotare in uno stile che non fosse stile libero, non me lo ricordo. Forse delfino. Ma qualche volta si diventava nei 50 rana, nei 50 delfino. Sì. Io non ricordo di averlo mai visto, sinceramente. Quindi sicuramente Sara gode di questo enorme vantaggio fisico. C'è poi il fatto che io ho potuto conoscerla facendo il percorso a Rovereto con i talenti 2020, in cui avevo un atleta, Giorgia Meloni, e ho notato anche in lei un cambiamento, una certa maturità diversa. L'ho conosciuta che era un po' così, non aveva secondo me tantissima voglia di lavorare, o forse era quello che in quel momento ci faceva vedere, però ho notato invece adesso una ragazza molto quadrata, molto seria. Quando entrava in acqua durante il riscaldamento la vedevo molto precisa nelle cose che faceva. Sicuramente un rapporto molto buono con il padre, che di sicuro la sta allenando bene. Non so quanto la stia spingendo René alla ricerca del risultato. Spero che non sia così, ma penso piuttosto che ci sia un grande contributo del suo fisico straordinario, che inevitabilmente la pone un passo davanti agli avversari. Dimmi. No, io quello che dico è che secondo me è positiva questa cosa, soprattutto quando si mettono in gioco sapendo che non è sicuro che possano vincere. Faccio un esempio, la Franceschi entra la Cusinato entra nel Delfino, la Franceschi prova lo stile libero e si mettono in gioco contro altre avversarie. Era proprio quello che volevo dire prima. Sì. Tipico l'esempio della Pirovano, ad esempio, che... pur sapendo di essere abbastanza superiore nei misti, ha provato comunque lo stile libero cozzando contro una Rumei, di cui vorrei parlare un attimino perché è un'altra una dei tre nomi, diciamo, a livello assoluto che io mi sono segnato, se vogliamo parlare proprio dei nomi top di questi campionati. Per quanto riguarda è la prima che abbiamo nominato. Perfetto, quindi allora siamo già avanti, però la sfida non l'ha evitata, c'è andata a provare e chiaramente è stata rimbalzata, ma da un talento notevole. Era proprio quello che volevo dire, nel senso che a me sembra un po' un cambiamento di rotta, nel senso che una volta era mi stanco a fare più di tre gare, faccio solo il minimo indispensabile, faccio la mia. Adesso è molto di più un
cercare di nuotare, di gareggiare sempre, comunque, qualsiasi, cioè, ok, ho ottenuto il tempo e la qualificazione per i campionati italiani giovanili in quella gara, la faccio anche se non è la gara top, e questo vale anche per atleti che non sono cioè, che sono al top, magari facciamo come prima nei 200 misti, ma è nuoto i 200 stile, dove sono sicura di non essere, o probabile non essere al top. Benissimo. Stavo guardando che Corrado ha raggiunto il suo limite. Sì, Corrado ha raggiunto il suo limite. Prima di lasciarlo andare, volevo fargli dire l'ultima cosa, che prima ci ha accennato, che ha visto anche cose negative, magari accennacele, poi così ne discutiamo noi in chiusura. Sì, che poi è una cosa che purtroppo in questi 12 anni, perché io neanche 12, perché se qualcuno in più, però diciamo che da quando sono stato coinvolto nel giro dei podi, delle medaglie, delle nazionali giovanili, prima con Francesca Annis, adesso con Giorgia Meloni, la costante, e questo mi dispiace davvero tantissimo, è che ogni anno si vedono dei nuotatori, delle nuotatrici, dei nuotatori fenomeni da categoria ragazzi, che tutti quanti applaudono e lodano, e poi addirittura nel giro di un anno quasi non ci sono più. La costante purtroppo è questa, che si continua a fare l'errore, per qualsivoglia motivo, di spingere eccessivamente dei giovani atleti in nome del risultato che deve arrivare, perché sennò poi il ragazzino perde lo stimolo e allora smette di nuotare, ma non ci si rende conto che sarà pure uno o una che prende 5 medaglie d'oro, ma di fatto poi dopo 2 anni l'hai spremuto talmente tanto che ti smette lo stesso di nuotare. Oppure, se proprio è appassionato, continua pure a nuotare, ma i risultati difficilmente ritornano ad essere quelli ottenuti da categoria ragazzi, o comunque nelle categorie giovanili. Questa è la cosa che continua a preoccuparmi anche quest'anno. Non voglio fare nomi, perché penso che a questa età sia giusto non sentire il proprio nome per qualcosa, in qualche modo, che ha delle sfaccettature negative, quindi non voglio fare nomi, però anche quest'anno io un paio le ho notate. Ho notato l'assenza, o comunque il non andare forte. Poi magari c'è qualche ragazza ammalata che non è potuta venire a gareggiare perché c'aveva la febbre piuttosto che l'influenza, però se tutto è come penso, se tutto è come prima, stiamo comunque assistendo ancora un'altra volta alla spremitura precoce di atlete che magari possono fare una carriera più lunga con un percorso diverso. Io ai miei atleti chiedo questo, di avere pazienza e di non cercare subito il risultato, perché poi sì, sarai pure appagato dalla medaglia d'oro che prendi ora, dal record del campionato che fai quest'anno, ma non è detto che fra 2 anni tu stai continuando a nuotare, che è molto peggio. Benissimo, mettete le live a ottobre, ragazzi. Con questo spot veramente bello di Corrado, ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo, ci diamo appuntamento tra qualche giorno alla fine dei maschi. Benissimo, grazie ragazzi, grazie. Buona serata. E noi andiamo avanti ancora qualche minuto per far intervenire Mauro, che sicuramente aveva mille cose da dire. Che ha studiato. Perché lui è l'unico che ha studiato. Ho studiato, ma vedo che voi vi siete impegnati. E quindi penso di avere poco da dire, anche perché io mi ero segnato questi nomi che abbiamo citato, ma uno di questi ne avete già parlato. Poi avete citato appunto della Gusperti, che è la record man per quanto riguarda i titoli individuali conquistati, ben 5. Altri nomi, avete fatto il nome della velocista della Menicucci, che è venuta fuori, ed è il ragazzo secondo anno. Ecco, io quello che ho visto è ad esempio i titoli a dorso della Rebusco, ben 3 titoli, e soprattutto
ed è una junior primo anno, però non l'ho vista gareggiare, nel senso che nei vari podcast, dei vari streaming che sono riuscito a vedere, non sono riuscito a coglierla in gara. Ecco, quello che invece ho visto è, per quanto riguarda il generale, un miglioramento soprattutto nelle prime classificate, quindi nelle ragazze che vincono, e qui vorrei citare un nome, Montanari, che mi ha abbastanza colpito nel dorso delle apnee. Citata, sì. Ok, delle apnee che sono veramente delle apnee finalmente come Dio comanda, quindi 10 metri in uscita, un attacco preciso. L'anno scorso l'avevo notato un po' nei maschi, quest'anno si cominciava a vedere nelle prime femmine, diciamo anche a livelli più giovani, quindi ragazzi, primo e secondo anno. L'anno scorso Walter era contento di aver visto questo, ti ricordi nel podcast, sì, ne aveva parlato. Mi ricordo bene questa cosa. Evidentemente le cose, si è capito. La cura del qualcosina dettaglio. Anche a stile, si è visto, non come a dorso e a delfino, Delfino soprattutto, ad esempio, ho visto delle belle apnee per la Gusperti, quindi capire che faccio 10 metri e non è che faccio fatica per niente, ma faccio fatica perché vado un metro davanti agli altri ogni volta e quindi mi devono venire a prendere, non è facile a quest'età, perché lo vediamo nei campioni, diciamo, questi l'hanno capito, poi lo vediamo nei ragazzi e nessuno lo vuole fare, pochi lo vogliono fare. Cura Mike Maric per tutti i ragazzi. La cura, sì, del nostro amico Mike. Allegria. Benissimo, Mauro, grazie per questa velocissima ma completa rivisitazione tua. Io direi che per oggi ci fermiamo qui, siamo andati come sempre lunghissimi, ci eravamo ripromessi di stare entro la mezz'ora, ovviamente non ci siamo riusciti, però colpa mia. Ci sono veramente troppe cose di cui parlare e siamo troppo appassionati, e Corrado pure di nuoto in tutte le sue sfaccettature, per riuscire a fermarsi. Più che parlare di nomi e numeri, più che nomi e numeri si è poi parlato di altre cose che alla fine fanno colore, fanno, come dire, bisogna sottolineare per migliorare determinati comportamenti, quindi alla fine non era solo un trattato alfanumerico, ma qualche cosa di valori diversi. Esattamente. Benissimo, con questo ringrazio Fabrizio di essere stato con me tutta la sera. Ciao, grazie a tutti. Mauro per essere arrivato di corsa. Beh, vi ha portato il pullman. Benissimo, dall'Inghilterra vi saluto anch'io. Ci sentiamo prestissimo con una nuova puntata di Ultima Bracciata. Ciao a tutti.